Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Novità di quest'anno per il corteo storico di Bitonto è stato il Gran Ballo del Settecento, organizzato da Lochico Drama Company di Pier Giorgio Meola. Pier Giorgio, a cosa vi siete ispirati per questo Gran Ballo? Come sempre ai sogni da realizzare, è stato sempre un mio grande sogno sin da bambino, perché leggendo fiabe e tutto, cioè con Cenerentola, chi non ha sognato. E quindi per me è sempre stato un grande sogno, poi con la mia compagnia abbiamo realizzato tutto questo. Infatti volevo ringraziare tutti i miei ragazzi che oggi mi hanno aiutato ad allestire. Possiamo tracciare un bilancio di quest'anno, come è andata la collaborazione e anche questo corteo, che in qualche modo è stato rinnovato perché ha avuto una durata un po' più lunga, questa data cambiata al 2 giugno, però c'è stato il Gran Ballo, c'è stato lo spettacolo, il presidio dei palazzi, quindi davvero una 3 giorni importante. Sì. È stato davvero un calendario abbastanza ricco, impegnativo, come tutte le cose, ma soprattutto carico di tantissima energia, anche attraverso la collaborazione delle altre compagnie, che fa tutto questo per passione. Credere in quello che si fa proprio per l'amore della propria città, per i propri cittadini, per i propri sogni, per quella cosa che a volte si perde. Cioè proprio l'amore per la patria, e questo che manca forse, si sta abbassando molto, l'amore per la patria. Possiamo essere pienamente soddisfatti perché c'è stata una ricca affluenza fino all'ultimo secondo per gli iscritti al corteo, al ballo, ma soprattutto affluenza di tantissimi viaggiatori da tutta Italia quasi. Abbiamo incontrato milanesi, romani che ci hanno chiesto fotografie, quindi è davvero stata una grandiosa emozione ancora. Ricordavamo prima che oltre appunto alla vostra compagnia teatrale c'è stata anche l'associazione Mariott'Arte e l'Amici per la Crepapelle, che hanno organizzato nei giorni scorsi sia i presidi dei palazzi che lo spettacolo a teatro del 31 di maggio. Quindi, come dicevi, appunto questo attaccamento alla città che si sta facendo sempre più preponderante anche da parte dei giovani. E noi auguriamo che la collaborazione vada avanti e diventi sempre più proficua. Assolutamente, io vi ringrazio ancora, ringrazio te Viviana, ringrazio Nicola, ringrazio tutti Radio Doppio Zero, tutte le testate giornalistiche che ci hanno seguito in queste dure giornate, e finalmente ci godiamo la festa. Siamo con l'avvocato Di Mundo, vicepresidente dell'associazione che ha creato questi 4 giorni di festa. Allora, avvocato, facciamo quadrato, chiudiamo il cerchio di questi 4 giorni di festa. Sì, sì, immagino che lo stiamo chiudendo bene, al meglio, perché quest'anno c'è questa novità del Gran Ballo del Settecento, che inaspettatamente sta avendo successo, perché c'è tantissima gente che vuole salire giù in strada per curiosare, insomma, per verificare, per accertarsi della qualità dell'evento, perché purtroppo, diciamo, la gente è molto curiosa ma è sempre molto critica, e quindi diciamo, fino a quando non tocca con mano, e abbiamo visto che effettivamente, insomma, i gruppi sono soddisfatti.
è stata una novità che abbiamo realizzato con, in collaborazione con Pier Giorgio Meo, il regista della Okiko, una compagnia teatrale che ha, diciamo, ha subito trovato una nostra diciamo, entusiastica approvazione, perché è una maniera per arricchire l'evento. L'evento è sempre il corteo storico, la rievocazione della battaglia del 1734, però siccome questa analisi che noi abbiamo sempre condotto in maniera molto rigorosa, diciamo quasi scientifica, no? Noi siamo un'accademia, per cui spesso rifugiamo dalle leggende, diciamo, che si sono create sull'evento, però l'analisi di questo evento storico, di questo evento di microstoria, direi, no? È un'analisi che abbiamo, diciamo, esteso a tutto campo, quindi anche all'indagine sulla vita della società del Settecento, e quindi sul modo di vivere, sul modo che i nobili avevano di divertirsi e sul modo secondo cui i poveri, diciamo, guardavano questa nobiltà gaudente. Avvocato, una cosa molto particolare, la professoressa Totta ieri ha elogiato logicamente tutti i volontari che vi hanno aiutato, il lavoro che è stato fatto da un anno a questa parte, questo vuol dire che avete creato qualcosa di buono visto che avete avuto ottimo riscontro di pubblico. Sì, in effetti bisogna che tutti sappiano che queste iniziative di norma sono iniziative che vengono portate avanti da volontari che agiscono, diciamo, per passione. Noi abbiamo figuranti soci, no, che ogni anno non solo partecipano come figuranti, no, ma in qualità di soci dell'Associazione Accademia della Battaglia hanno dei compiti precisi che svolgono poi durante l'anno, perché questi bellissimi abiti che voi diciamo, state osservando sono stati frutto di manifatture specialistiche, sono abiti che sono stati studiati sulla base di modelli storici, quindi sulla base di modelli autentici, e poi c'è bisogno anche di manutenzione, cioè un abito importante ha bisogno di essere mantenuto, perché viene indossato, si scambiano, diciamo, i soggetti che lo indossano, per cui molto spesso c'è bisogno di fare degli interventi, no? Perché dipende anche dalle taglie, no? Cioè, tu mi insegni assolutamente e quindi è importante, diciamo, il lavoro che molte delle nostre socie, no, svolgono durante tutto l'anno, è chiaro, perché poi questo viene pianificato, cioè già dal prossimo mese, da settembre, diciamo, noi cominciamo le riunioni per pianificare e programmare l'evento prossimo. Ultima domanda, avvocato, questo vuol dire che la qualità che avete raggiunto quest'anno fa sì che dobbiate lavorare ancora di più per l'anno prossimo? No, il lavoro, sì, il lavoro, diciamo, il successo ci spinge a migliorare anche, ma soprattutto ci spinge a migliorare la rete, diciamo, che abbiamo instaurato con altre realtà, non solo cittadine ma anche esterne. La rete, è perché questa rete ci aiuta tantissimo, abbiamo registrato praticamente, ma già da qualche anno, il successo che produce la collaborazione con altre entità, con altre associazioni. Naturalmente si tratta sempre di associazioni di volontariato che agiscono sempre sull'impulso della passione, dell'amore per la città, dell'amore per la storia, dell'amore, diciamo, c'è, diciamo, una componente importante e imprescindibile che, diciamo, l'elemento passionale. Senza di questo, cioè, è vero che poi, diciamo, la pubblica amministrazione ci aiuta, qualche privato, diciamo, ci aiuta, una cosa, però è importante che ci sia, diciamo, questo elemento passionale, senza del quale secondo me non si può produrre l'idea, diciamo, che innova. E noi intendiamo continuare a produrre idee che innovino, cioè novità, diciamo, ogni anno tendiamo a presentare qualche novità. Questa è diciamo, una via maestra che stiamo seguendo da qualche anno.
Noi la ringraziamo, siamo contenti di avervi seguito quest'anno in questa avventura, saremo ben contenti di farlo anche l'anno prossimo. Anche noi vi inviteremo certamente a seguirci anche per il prossimo anno. No, la nuova figura dell'alfiere, cioè noi abbiamo praticamente un alfiere, no? Che partecipa al corteo, questo signore si chiama Luigi Nisio, che è un discendente, no? Lui è di Giovinazzo, è un discendente di un alfiere realmente esistito nel 1700. Mauro Domenico Nisio? Ah, per cui abbiamo proprio una figura? Sì, così come oggi noi abbiamo un esponente della famiglia Bove, un'altra famiglia diciamo importante della storia della nostra città, che sta declamando alcune poesie, alcune liriche diciamo, sul pianerottolo della mezzato di questo bellissimo palazzo, che non è questo, il Palazzo Gentile non è settecentesco, però si presta diciamo molto alla rappresentazione storica dei palazzi settecenteschi. Grazie avvocato. Grazie a voi. Radio Doppio Zero, Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.